giorno di sole novembrino sono partito per due pedalate sui Colli Euganei. Lo scopo? Fare una bella scorpacciata di colori prima del grigio inverno. Da Padova a Battaglia ho utilizzato il servizio delle Ferrovie dello Stato. Poi via col pedale. Attraverso i campi di pianura di Villa Italia e di Monticelli. I Colli Euganei si fanno sempre più vicini. Pittoresco il connubio tra il laghetto della costa di Arquà e l'inconfondibile sagoma dei Monti Cervo e Castello. Ci troviamo sul Monte Calvarina e stiamo andando ad Arquà Petrarca. Venera questa acqua bevendo la quale il Petrarca poté cantare versi divini. Così è inciso sulla storica fontana. Lasciata l'affascinante Arquà, che ha ammagliato il Petrarca, che di bei posti certamente ne ha visti a Iosa, salgo verso il monte Mottolone. È un luogo panoramico, ideale per apprezzare al meglio i colli, in questa stagione impreziositi da macchie di scotano multicolore. Mi dirigo ora verso il vicino Monte Fasolo, attraversando filari di vigne che si stagliano sullo sfondo dei Colli Euganei. Da qui si ha la percezione della silhouette inconfondibile dei Colli Euganei che lo scrittore Diego Valeri diceva essere come quella che un bambino disegna per rappresentare le montagne. Incontro l'unico grappolo superstite alla vendemmia. Sfoggia un bel colore rosato. Sembra quasi che mi stesse aspettando per farsi immortalare.